Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del TG Max. C'è la pagina politica in apertura. A Lanciano, Mario Pupillo ha azzerato la giunta e ha detto: il sindaco sono io a scatenare lo scompiglio e la costituzione del gruppo misto che rivendica posti in giunta. Il sindaco sono io. Mario Pupillo rimette la barra del timone al centro e azzera la giunta. Ormai è crisi aperta al comune di Lanciano dopo la posizione assunta dalla lista civica Progetto Lanciano, che fa capo al vice sindaco Pino Valente, e alla costituzione del gruppo misto composto da Davide Caporale, ex Lanciano nel cuore, e Gabriele Di Bucchianico, ex IDV. Al centro dei malumori le tasse troppo alte e il rimpasto di giunta, rumors che serpeggiavano da mesi. Argomenti, ha detto oggi il sindaco in conferenza stampa, che sarebbero stati discussi nella consueta riunione di maggioranza in programma ogni mercoledì e dei quali aveva avvertito tutti nella newsletter di venerdì 5 gennaio. A quella riunione però Progetto Lanciano, con assessori e consiglieri, non ha partecipato e ora, ha aggiunto il sindaco, intuisco anche il perché. Non accetto fughe in avanti, continua, chiedo lealtà, rispetto politico e un comportamento corretto e condiviso da tutta la maggioranza. Non mi piace questo modo di fare politica, rincara Pupillo. Io non faccio politica per candidarmi alle prossime regionali o alle politiche, sono qui per dare una mano alla città e avverte chi vorrà fare di testa sua non avrà più la mia fiducia. Noi lo diciamo sempre, la pressione fiscale si può abbassare ma non possiamo promettere nulla, ma il primo obiettivo di questa amministrazione è questo, l'abbiamo fatto con piccoli passi per le attività commerciali e artigianali, l'abbiamo fatto soprattutto con l'ICI sui terreni agricoli che le abbiamo riqualificate, rimodulate, addirittura abbattendo o annullando i canoni che i cittadini avrebbero dovuto versare. Quindi questa amministrazione è scontato, è banale dire che non vuole alzare le tasse, anzi le vuole diminuire. Però ecco, un conto se lo diciamo insieme, in sintonia, un conto se i cittadini possono pensare che c'è una parte della maggioranza che vuole abbassare le tasse e qualcun altro che si oppone. Ecco, questo è un metodo che non condivido. Le operazioni che dobbiamo fare devono essere coordinate dal sindaco, quindi io ribadisco che sono il sindaco di Lanciano e quindi tocca a me dirigere questa bella squadra, e quindi esigo che questo venga fatto con rispetto dei ruoli, rispetto istituzionale e nelle forme che sono corrette. Entro la prossima settimana il sindaco annuncerà la nuova formazione di governo, probabile la riconferma dell'assessorato alle finanze a Valentino Di Campli, nei confronti del quale il sindaco ha ribadito piena fiducia nell'operato suo e del dirigente, e lo snellimento di alcuni assessorati con alta concentrazione di deleghe, si parla di sport e turismo. I criteri per la scelta dei 7 assessori, che non aumenteranno, saranno competenza e risultati ottenuti fino ad ora. La competenza la riteniamo importante, la lealtà, il rispetto verso tutte le altre forze politiche, perché noi siamo abituati a parlare tutti i mercoledì insieme assessori e consiglieri, e questo è un metodo che ci permette, almeno ci dovrebbe permettere, di essere sempre in sintonia, di anche avere un confronto aspro, duro, difficile, perché non è facile mettere insieme tante persone e avere sempre l'unanimità, ma che sia poi la valutazione fatta dalla maggioranza di noi. E allora Lanciano si prepara a fare i conti all'interno della maggioranza, conti che dovranno tornare entro lunedì prossimo, data annunciata dal sindaco Mario Pupillo per la formazione della giunta bis. Intanto vediamo chi è che aspira alle deleghe di turismo e sport. Giunta azzerata e palla al centro, o quasi. Al giro di boa del mandato, il sindaco di Lanciano si trova ad affrontare la prima crisi ufficiale. Oggi la conferenza stampa di annuncio, cui seguirà domani l'ufficialità di azzeramento, mentre mercoledì si terrà il primo incontro con tutta la maggioranza, nessuno finora ne è uscito, costituita da 4 consiglieri del Partito Democratico, 3 di Progetto Lanciano, 2 della lista civica Lanciano in Comune, 1 ciascuno per SEL e Lanciano nel cuore. E infine la novità che ha creato lo scompiglio generale, il gruppo misto fondato da 2 ex, Gabriele Di Bucchianico, ex Italia dei Valori, e Davide Caporale, ex fedelissimo di Donato Di Fonzo. Caporale non è un mistero in città, insiste da tempo per avere 2 deleghe, al turismo fino ad oggi del vice sindaco Valente e allo sport finora dell'assessore Dovidio. E per ottenerle è persino uscito dal gruppo di Lanciano nel cuore, che esprime già l'assessore all'ambiente e sanità Evandro Tascione e il presidente
del Consiglio Comunale Donato Di Fonso. Ma Pupillo è stato chiaro, non saranno creati nuovi assessorati, verranno solo assegnate le deleghe. Un mini rimpasto che era già nell'aria da tempo, ma che Caporale Di Bucchianico hanno forzato con la creazione del gruppo misto, accusando il governo Pupillo di non aver fatto niente in 2 anni e mezzo e chiedendo l'azzeramento della giunta. Nessun commento per ora alle dichiarazioni del sindaco, che si è detto dispiaciuto della conferenza stampa di Progetto Lanciano. Il Partito Democratico si riunisce in serata e mercoledì primo incontro atteso di maggioranza per fare il punto. La cronaca all'Aquila, primi interrogatori nell'ambito dell'inchiesta Do Ut Des relativa a presunte tangenti negli appalti privati della ricostruzione post-sisma. Le 4 persone finite agli arresti domiciliari saranno interrogate giovedì. Mattina ascoltati dai PM David Mancini e Antonietta Picardi, coprotagonisti dello scandalo tangenti esploso in città dopo l'operazione condotta dalla squadra mobile dell'Aquila denominata Do Ut Des, che ha portato all'arresto di Pierluigi Tancredi, Vladimiro Placidi, Daniela Sibilla e Pasqualino Macera. Si tratta delle persone che sono state raggiunte da un avviso di garanzia ma non messe agli arresti domiciliari. Si tratta di Roberto Riga, vice sindaco fino al momento in cui è stato notificato il provvedimento, ingegner Mario Di Gregorio, in forza all'ufficio per la ricostruzione del comune dell'Aquila, e Menestò, direttore dei lavori per quanto riguarda l'appalto di Palazzo Carli. Il primo ad arrivare in tribunale è stato proprio Mario Di Gregorio, che al termine del brevissimo interrogatorio ha depositato per mano del suo avvocato Stefano Rossi una memoria difensiva con la quale si è voluto dimostrare l'estraneità dei fatti del suo assistito, visto che la determina che riguarda Palazzo Carli non era stata firmata da lui ma da altro dirigente. Ho depositato una memoria. Una memoria che spiega, credo in modo chiaro, qual è la mia posizione rispetto a questa vicenda, cioè di totale estraneità. No, mi riferisco a stralci anche di questa inchiesta che già girano, anche perché si leggono sui giornali, voci del tipo, cioè sembra che questo sistema che è paventato sui giornali, no? È un sistema nel quale io appartengo. Queste sono le voci. No, per me è una cosa inaccettabile, però ripeto, per la mia famiglia è una cosa inaccettabile. È stata poi la volta dell'ex vice sindaco Roberto Iga, che da subito si era detto fiducioso nell'operato della magistratura. Sono stato sereno, tranquillo, è andata bene, adesso aspettiamo l'esito del lavoro dei magistrati e quindi sono fiducioso nel loro operato, nel loro lavoro. Voglio solo sottolineare una cosa, che credo di essere l'unico amministratore che si è dimesso in Italia per un'informazione di garanzia. Grazie a tutti. Sì, ma nel merito. Io aspetto il lavoro dei magistrati e quindi già ho detto qual era la mia posizione, quindi non posso riferirvi. Qualcuno mi ha detto che Riga prende i soldi. Beh, si assume la responsabilità chi l'ha detto. Io sono totalmente estraneo. Capite? Interrogatorio invece più lungo per Menestò, direttore dei lavori al tempo dell'appalto di Palazzo Carli, che ha parlato con i PM per oltre 2 ore. Ha chiarito la sua posizione, ha spiegato che la contabilità è regolare, che lui ha visto soltanto fatture regolari e quindi ha, diciamo, spiegato che non c'entra nulla. Saranno invece fissati nei prossimi giorni gli interrogatori di garanzia invece per i 4 arrestati ai domiciliari. Al momento infatti ancora non sono stati fissati, ma con molta probabilità si svolgeranno al massimo entro giovedì. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sulla clamorosa protesta del direttore di Confcommercio L'Aquila, Celso Cioni, che per denunciare lo stato di profonda crisi in cui versano le piccole imprese commercianti del cratere del terremoto si è barricato in un bagno della sede della Banca d'Italia minacciando di darsi fuoco. La Procura dovrà vagliare se ci sono eventuali responsabilità, e cioè se la protesta del direttore regionale della Confcommercio è lecita. In tal senso, secondo quanto si è appreso, rischia l'incriminazione per interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme. La pagina politica ha presentato oggi a Pescara da Gianni Alemanno il nuovo gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, il gruppo in consiglio regionale.
È intervenuto l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a Pescara per formalizzare la costituzione del gruppo di Fratelli d'Italia all'interno del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il gruppo è formato dall'assessore regionale ai trasporti Gian Donato Morra e dai consiglieri Alessandra Petri ed Emiliano Di Matteo. Fratelli d'Italia si prepara così alla nuova campagna elettorale verso l'Election Day del 25 maggio. In fondo c'è una grande tradizione di destra in questa regione, Nino Sospiri è la persona che tutti ricordiamo appunto come uno dei grandi esponenti di Alleanza Nazionale, del Movimento Sociale Italiano, quindi si tratta veramente di riprendere questa tradizione rinnovandola e questo è l'intento che il sottoscritto insieme a Ignazio La Russa, a Giorgio Meloni, a tutti quelli che stanno lavorando a questo progetto vuole rappresentare. C'è bisogno di destra in Italia, c'è bisogno di una forza che riesca a difendere i valori nazionali. Se oggi siamo in crisi è perché c'è carenza di tutela dei valori della sovranità e dell'interesse nazionale. Dobbiamo lavorare, ha sottolineato Morra, perché in pochi mesi dobbiamo costruire le liste regionali e comunali, ma soprattutto c'è da ricostruire quella fiducia rispetto a ciò che Alemanno definisce la diaspora di Alleanza Nazionale. Il nostro gruppo, ha aggiunto Di Matteo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio, da destra vuole parlare all'intero centrodestra. Tutti e tre, ha evidenziato Petri, siamo stati gli elementi innovatori di questa legislatura. Fratelli d'Italia annuncia l'appoggio a Chiodi per le prossime elezioni regionali. Alemanno conclude. Io credo che ci sarà sicuramente sostegno a Gianni Chiodi. Ovviamente bisogna rivedere bene gli equilibri, il progetto, il programma, rilanciare l'azione, fare in modo che l'Abruzzo sia sempre più al centro d'attenzione della politica nazionale, perché ha ancora il problema della ricostruzione post terremoto, ma soprattutto è una regione decisiva per lo sviluppo dell'Italia. Licenza sospesa per 15 giorni ad un bar di Guardia Grele, frequentato abitualmente da soggetti con precedenti penali di polizia. Lo ha stabilito il questore di Chieti, autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri del luogo al titolare del bar. Erano stati gli stessi militari ad avanzare la proposta al questore dopo i numerosi controlli che hanno evidenziato l'abituale frequentazione del locale da parte di pregiudicati. Confartigianato contesta l'aumento dell'8,25% dei pedaggi dell'autostrada dei Parchi e dice è ingiusto. Gabriele Sillari intanto è presidente di Confartigianato Abruzzo per gli autotrasportatori, rappresenta sempre in questa categoria di Confartigianato a livello nazionale gli autotrasportatori ed è anche membro di UNATRAS, che è l'unione di tutte le associazioni degli autotrasportatori. Quello che tra le tante cose vi preoccupa adesso è anche l'aumento che c'è stato del pedaggio autostradale, che qui da sulla 24 e 25 è diventato stratosferico. Esatto, è dell'8,28% solo quest'anno, ma la cosa che ci colpisce un pochettino è che nelle altre tratte di autostradali gestite dalla società autostrada appunto l'aumento è stato del 4, qualche cosa, quindi esattamente il 50% di meno rispetto a quello che abbiamo subito noi per l'aumento del pedaggio dell'A24 a 25. Poi c'è un altro grosso problema, è stata fatta una dichiarazione da un alto dirigente della società dei parchi, dell'autostrada dei parchi, in cui diceva che il 50% dei costi che attualmente subisce l'autostrada dei parchi è rappresentata dalla costruzione della complanare tra Roma Est e l'ingresso della città. Serve molto di più a chi fa la A1, la Milano-Napoli, che attraverso la bretella costruita dal Fiano Romano San Cesario si immettono nella A24 per entrare nella città. Quindi sarebbe più giusto aumentare a loro chi entra per esempio a Tivoli per uscire poi a Roma Est, aumentare molto di più, e a noi diminuire un pochettino il carico di chi fa tutto il tratto e non un pezzettino. A subire gli effetti negativi di questo aumento non sono soltanto gli autotrasportatori. Sono le aree svantaggiate dell'interno. Facciamo l'esempio di un artigiano che fa le finestre. Deve pagare di più per far arrivare il prodotto, la merce, alla sua officina. Poi, per una volta portarlo fuori al cliente finale, dovrà ripagare ancora di più. Quindi subirà una concorrenza per certi versi sleale da chi, per esempio, sta in Piemonte, non subisce questi aumenti e quindi ha un costo di trasporto minore.
6 bobine di cavi di rame del peso complessivo di circa 30 quintali rinvenuti su un furgone abbandonato dai ladri che nella serata del 10 gennaio scorso erano penetrati all'interno della ditta Toto Costruzioni in via Piaggio a Chieti Scalo. A notare i tre all'interno del deposito dell'azienda mentre caricavano della merce su un furgone Fiat Ducato è stata una guardia giurata dell'Istituto di Vigilanza Scortitalia. L'intervento di una volante non ha rilevato la presenza dei ladri che nel frattempo si erano dati alla fuga. È stato però rinvenuto il furgone con a bordo la rifurtiva che è stata restituita alla ditta. Sull'episodio indaga la squadra mobile della questura di Chieti. La pagina dello sport, iniziamo con il calcio di Lega Pro. L'Aquila perde con il Lecce in casa, il Teramo esce indenne dallo Zaccheria di Foggia, Scialbo pareggio interno invece per il Chieti con il Vigor Lamezia. Il punto del lunedì. 2 punti su 9 a disposizione, nessuna vittoria, turno così così per le abruzzesi di Lega Pro che promettono il riscatto a breve giro. In prima l'Aquila conferma di soffrire le grandi, a passare al Fattori il blasone del Lecce di Miccoli che fa cadere il rossoblù per la quarta volta davanti al pubblico amico. La rabbia è grande soprattutto perché i salentini fanno pochissimo affidandosi solo all'Eurogol di Papini, bello davvero, e a una difesa ospite sempre rocciosa. I giallorossi ringraziano, portano via i 3 punti, fanno scivolare gli abruzzesi al 5° posto. Esordio stagionale per i 2 neoacquisti PA e Libertazzi, chiamati a far vedere cose egregie. Domenica storta e da dimenticare in fretta con la trasferta di Pisa dietro l'angolo. In seconda buon punto del Teramo allo Zaccheria di Foggia al termine di una partita bellissima e piena di capovolgimenti di fronte. Il segno X consente ai Diavoli di mantenere la vetta solitaria della classifica col Cosenza di Cappellacci a 1 punto. Tante le emozioni contro una delle squadre più in forma del momento e gol pugliese grazie a Cavallaro ad inizio ripresa. Il Teramo rischia di capitolare, il Foggia va vicino al raddoppio, ma Casolla trova al 40° la rete del pari. I biancorossi insomma soffrono ma non crollano, spirito comunque da capolista. E contestazione invece all'Angelini di Chieti, squallido 0-0 contro la Vigor Lamezia e neroverdi poco incisivi dal gioco latitante. Mister Di Meo sembra in balia degli eventi, senza riuscire a dare la scossa positiva alla squadra. Poco da raccontare se non timidi e sterili tentativi. Alla fine il pubblico si spazientisce e saranno fischi sonori. Il presidente Bellia conferma Di Meo sulla panca. Di Meo a sua volta chiede un attaccante, bisogna però fare in fretta, la Serie C unica sarà obiettivo assolutamente da conquistare. Ora il basket, secondo successo consecutivo per la Biper Lanciano che in overtime vince a Benafro. La Biper comincia il girone di ritorno con un'importante vittoria sul campo ostico di Benafro. In avvio sono i molisani a partire molto bene portandosi sul 14-8 e andando a segno con tutti gli effettivi. Martelli e Ucci raddrizzano la contesa con un parziale di 7-0. Il quarto termina 14-15, la gara è equilibratissima. Si va al riposo lungo dopo il secondo quarto sul 28-26. Il riposo fa bene all'ala Frentana Castelluccia che piazza subito una tripla importantissima e con Polonare De Vincenzo la Biper mette la testa avanti fino a toccare il vantaggio massimo al 25esimo, 31-37. Un botte risposta dai 6-25 di Ucci e Petrazzuoli pone fine alla terza frazione con i frentani avanti di una lunghezza 44-45. L'ultimo periodo vive sulla falsariga dei primi tre, la gara è sempre punto a punto, termina 58 pari. De Vincenzo avrà fortuna nel supplementare e segnerà punti decisivi per la vittoria finale. A 1 minuto dal termine la Biper rimette la testa avanti con Ucci 64-65, i gialloblu non molleranno più la presa portando a casa 2 sudatissimi punti, 64-68 nell'overtime il finale. Domenica a Lanciano arriverà Monteroni per una gara alla portata degli abruzzesi, ora quarti in classifica. Il sogno continua. Per lo sport vi rimando all'approfondimento di Passione Calcio, in studio Enrico Giancristoforo e Sergio Mancini. Per il TG Max è tutto, vi ricordo che TG Servizi e Programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it. Grazie per l'attenzione, arrivederci.